Salve, ciao a tutti. Quello che vi spiegherò ora è come ottenere effetti di profondità in un dipinto. Parliamo di prospettiva del colore e non solo. Quello che andremo a vedere è un'immagine la quale verrà commentata da me. Andiamo. Due punti da prendere in considerazione sempre sono sovrapposizione delle immagini, come vediamo nella freccia numero 2, e diminuzione delle dimensioni, come viene evidenziato dal cerchietto. Vediamo che le palme in lontananza saranno più piccole rispetto al primo piano. Poi vediamo la freccia numero 1 indica montagne in lontananza. Vedete che i colori saranno sbiaditi e freddi rispetto ai primi piani indicato dalla freccia numero 3 e numero 2. Questo è quel che riguarda la prospettiva del colore.